Buongiorno. Prego. Allora, mister, domani sembra che sia una partita per certi versi anche più importante, perché con un avversario sulla carta inferiore a quello che anche affrontare, perché si gioca più esperta, non di effegante, perché si gioca una sconfitta, perché probabilmente il trasferto invece è sempre stato un po' vulnerabile. In questa ampia domanda ci sono più argomenti. Io quando sono arrivato ho detto che purtroppo il margine d'errore è molto basso, dovrà essere molto basso se vogliamo puntare a traguardi ambiziosi, e il tempo è poco. E credo che in questa risposta ci siano dei dati di fatto oggettivi, nel senso che la squadra è un bellissimo gruppo, lavora molto bene, raggiunge gli obiettivi dell'allenamento, e l'allenamento deve essere la fotografia della partita, però nelle gare fin qua disputate l'errore anche piccolo ci è costato caro, fin troppo caro, e questo poi dà dei riflessi fin troppo negativi, soprattutto in ambito locale, per quello che riguarda l'umoralità dei numeri della classifica, mentre invece le prestazioni rimangono molto positive o perlomeno più che sufficienti anche nei momenti di difficoltà, a cospetto di avversari che ad esempio la Salernitana, io non so che cosa abbia fatto molto di più di noi, è riuscita a mettere la palla in gol in un episodio, quando in situazioni episodiche, in momenti così cruciali della stagione, determinate palle inattive o determinati momenti della gara fanno la differenza. Io non so se tanti hanno rivisto la partita o hanno rivisto gli episodi della partita, non si può dire che l'arbitro, che è come sbagliano tutti, che l'arbitro ha fatto bene a optare per far proseguire il gioco, per esempio, o rigore è quando l'arbitro fischia, verissimo, ma quello è un calcio di rigore netto al secondo minuto e quelli fanno cambiare i momenti della gara, anche perché se Trevisan non colpisce la palla di mano, il portiere deve fare una grande parata perché il tiro era nello specchio della porta, e questi sono momenti che fanno cambiare la figura della classifica e anche l'umoralità. In merito a quello che lei dice, non lo so se l'avversario ha una caratura inferiore a Lecce, sulla carta tutto può essere, ma i fatti di quest'ultimo periodo dicono il contrario, perché una squadra che pareggia a Castellammare e che era andato in vantaggio, che ha gestito bene la partita, e vuol dire che ha un bel complesso tattico, una bella organizzazione e un'ottima tenuta. La settimana prima hanno vinto col Matera 2-0, è una squadra che nelle ultime quattro partite subisce un solo gol ed è da 10 turni imbattuta in casa, e comunque qualcosa vorrà dire. E allora ritorno al margine d'errore, che deve essere bassissimo, e sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione, che è altrettanto poco. Però non voglio che ci siano allarmismi, preoccupazioni particolari, perché la squadra in queste sei gare ha sempre risposto ed è in una media punti da playoff, se consideriamo queste sei gare. È chiaro che affrontiamo un avversario come la Salernitana, in grande salute psicofisica, di risultati, e anche questo non facilita il nostro affrontare l'avversario. Lo incontriamo spesso, gli avversari, nei loro momenti migliori, e però noi dobbiamo guardare a noi e cercare di avere quella serenità e quella consapevolezza che il gruppo ha durante gli allenamenti. Io di questo ne sono molto contento. Forse si può partire dalla prima condizione, dopo Caserta, stiamo notando che c'è stata una leggera pressione rispetto alle tre partite, poi c'è stata la sconfitta di Caserta, una sconfitta con la Salernitana immeritata, però quella voglia di rivalsa si è subito vista con la rivestata, e magari la stessa voglia del gruppo di rivalsa a Cosenza. Ma la rivalsa io credo che sia legata al risultato, perché non posso parlare di voglia nel gruppo, nei giocatori. I giocatori la voglia ce l'hanno, i giocatori cercano di interpretare al meglio quello che sono le cose che facciamo in allenamento, poi a volte riescono meglio, a volte riescono meno bene, legate un po' al momento della stagione, legata anche a un minutaggio alto che hanno fatto tanti giocatori, e soprattutto perché io credo che per quanto produciamo, ad esempio il possesso palla, dobbiamo finalizzare di più, e sicuramente
qualcosa ci manca su questo aspetto qua, dovremmo essere, visto che davanti abbiamo giocato con tutti i giocatori a disposizione, al di là di modi o tatticismi, a cui io credo fino a un certo punto, se una squadra produce è anche giusto che meriti l'espressione più alta del gioco del calcio, che è il gol. Noi abbiamo una casella gol troppo bassa degli attaccanti, pur avendo grande impegno, grande disponibilità e anche buone occasioni da rete. Quindi non è questione di modulo o di particolari tatticismi. Comunque, rispetto alle ultime due partite, almeno una nota positiva è qualche rientro importante, no? Meno assenze, diciamo, pesanti. Beh, insomma, Moscardelli, l'avete detto voi stessi, Moscardelli è un giocatore troppo importante per noi. E per me comunque è importante la rosa, più ci siamo meglio è. Io credo molto al lavoro, credo molto al gruppo. Quando ci sono delle defezioni nello stesso reparto è un problema, ma siamo riusciti a sopperire. Ora rientrano Moscardelli e Lopez e sono due giocatori troppo importanti per questo gruppo. Rimangono ai box ancora Pogliansino, che al mio esordio fece una grandissima partita contro il Savoia, purtroppo l'abbiamo perso, e anche a Gabriel Sacilotto, che è un ragazzo di un temperamento, una capacità morale che esprime in campo altissima, e mi è dispiaciuto tanto perderlo, sia intanto per lui ma anche per la squadra, perché perde un giocatore importante. Fatalità nel margine d'errore basso e nelle situazioni episodiche. Noi l'altra sera subiamo un gol da corner per merito di chi colpisce, ma anche per demerito nostro, però nel gioco aereo Moscardelli, Lopez e Sacilotto sono tre dei più bravi della squadra e noi non li avevamo. Ma io credo che noi dobbiamo giocare con la giusta serenità, che vuol dire avere consapevolezza di quello che stiamo facendo nel lavoro e di non farci condizionare da momenti gara. Non siamo stati particolarmente fortunati in quest'ultimo periodo nelle decisioni, nel minimo errore, e quindi se ci dovesse essere qualche difficoltà non è solo un aspetto tattico, ma deve essere molto caratteriale, emotivo, per cercare di stare in partita. Questo sicuramente. Il campionato è ancora lungo, come ho detto tante volte alla squadra, non bisogna fare allarmismi o eccessive negatività, perché questo non favorirebbe né l'individuo tantomeno il gruppo. Quindi la serenità che una squadra deve avere andando a giocare contro un avversario forte, quadrato, che ha grandi numeri e che tra l'altro è anche in finale di Coppa Italia, quindi evidentemente dei valori importanti ce li ha, con un tecnico navigato e molto esperto per la categoria. È proprio la classica squadra di Lega Pro che sa interpretare bene, quindi noi dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita con consapevolezza e serenità. Però in questi momenti chiave e nei ruoli chiave è meglio affidarsi a gente più esperta e navigata o al giovane estro che magari è più pregiudicato o più scavalto? Io leggo i momenti dell'allenamento, tengo in considerazione il carico che un giocatore ha sostenuto giocando così tante partite ravvicinate, e quindi bisognerà essere bravi ad avere un giusto mix. Sono 14 titolari, sapete quanta importanza io do a quelli che subentrano, quindi la freschezza atletica sarà importante, indipendentemente dal giocatore più esperto o più giovane. Noi abbiamo bisogno domani, in una gara secondo me molto fisica, di avere anche energie fresche, e quindi terrò in considerazione questo. Però, insomma, è una squadra che può avere l'uno e l'altro. L'importante è che ci sia la consapevolezza di arrivare a concludere il più possibile, perché noi concludiamo, ma ultimamente per quanto produciamo possiamo sì, parlare di fortuna, ma la fortuna uno se la deve cercare,
e soprattutto la deve cercare in concretezza. E allora credo che il giusto mix tra esperti e giovani, considerando il minutaggio, poi sia la giusta miscela. Il giorno dopo la partita con la Salernitana, che c'è stata la ripresa, un giocatore di carattere come Lopez si avvicina dal Manconi a fine allenamento e gli ha detto: io quando mi alleno corro come quando gioco. È stato proprio un segno quello di Lopez ad andare a spronare Manconi. Cosa gli manca a Manconi? Perché poi la gente si chiede perché Manconi non sta giocando. Ci sarà una spiegazione? Ma intanto l'interprete di questo richiamo lo conoscete anche voi, che vive un altissimo temperamento in gara e anche in allenamento. E questo è assolutamente positivo, perché sono di quei giocatori che ti tengono un tenore agonistico e di ritmo all'allenamento importante. Tante volte col giovane, e in questo caso Manconi, che è stato sfortunato alla partenza, ha perso 2 settimane fondamentali e però è in via di recupero. Lui è stimolato dai giocatori più esperti, è stimolato dal sottoscritto anche la scorsa settimana con un colloquio individuale. Ha fatto cliniche individuali e gli manca probabilmente quel ritmo partita di cui un ragazzo di quell'età lì avrebbe avuto bisogno nei mesi precedenti. Quindi non è una scusante, è un ragazzo che arriva in un momento così importante della stagione, così delicato e decisivo, senza minutaggio da agosto a dicembre, anzi da agosto a gennaio, a fine gennaio, non è facile. Non è fortunato, mi sembra. E questo l'ha penalizzato molto. Però è nella mia considerazione, perché è un ragazzo che ha delle qualità, è chiaro che io devo sfruttare e capire bene il momento. Perché se ci fosse stato più tempo a disposizione, certamente anche lui, anche fino ad oggi, forse avrebbe avuto più spazio, perché il rodaggio sarebbe stato più ampio. Posto? Bene. Grazie.